Buonasera a tutti, sono le 21.08 del 28.06.2024, apro formalmente i lavori del Consiglio Comunale espresso dagli elettori nelle amministrative del 7-8 giugno scorso. Ringrazio i cittadini presenti, il loro numero, la partecipazione di questa sera confermano le impressioni che abbiamo avuto noi candidati durante la campagna elettorale, cioè di una fortissima partecipazione quantitativa ed emotiva a questo grande appuntamento per Rivarolo Canavese. Mi riserverò alcune considerazioni durante la mia relazione programmatica e passo la parola al nostro segretario comunale, dottor Adonaggio. Allora, grazie, buonasera, procediamo con l'appello. Allora, signore, vale per tutti. Zucco Finà. Presente. Vittone. Presente. Gallo Pecca. Presente. Puzia. Presente. Meaglia. Presente. Ponchia. Presente. Bevacqua. Presente. Michela. Presente. Anetta. Presente. Paglia. Presente. Oggia. Presente. Mautino. Presente. Virgu. Presente. Cerrano. Presente. Donetti. Presente. Agnese. Presente. Bertotto. Presente. Grazie, passo per la sindaco. Allora, siamo all'esame delle condizioni di eleggibilità del sindaco e di proclamati eletti consiglieri comunali. Allora, segretario. Sì. Allora, praticamente questa è la prima delibera, lo dice l'articolo 41 del testo unico, che è nella prima seduta del Consiglio si procede all'esame della eleggibilità del sindaco e proclamati eletti consiglieri. Ora, per quanto riguarda l'ufficio, abbiamo chiesto tutta un'autocertificazione, quindi non dovrebbe esserci alcun impedimento per nessuno. Se comunque qualcuno fosse a conoscenza, vorrei dire in questa sede, altrimenti per volta che procede alla convalida si procede con la loro. Quindi invito i consiglieri presenti, se qualcuno ha qualche cosa da dire, altrimenti nel silenzio passerei alla votazione. Favorevoli? Dall'immediata esecutività votiamo favorevoli all'unanimità. Grazie. Passiamo ora al punto 2 dell'ordine del giorno, che prevede il giuramento del sindaco in base all'articolo 50,11 del decreto legislativo 267. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Punto 3 dell'ordine del giorno prevede la comunicazione del sindaco di nomina della giunta comunale. La giunta comunale sarà così composta: Marina Vittone, vice sindaco, si occuperà di istruzione, edilizia scolastica e cultura. Roberto Gallo Pecca, di lavori pubblici, manutenzioni, servizi cimiteriali, arredo urbano e verde pubblico. Alessia Cuffia si occuperà di rapporti istituzionali con la Regione, lo Stato e l'Unione Europea, nonché di infrastrutture, trasporti e fundraising. Sandra Bocchia si occuperà di innovazione e digitalizzazione, di attività produttive, di servizi commerciali e turistici, di promozione del territorio. Altresì opereranno con me i consiglieri delegati Giuliana Paglia, politiche sociali, assistenziali e volontariato. Giacomo Meaglia, capogruppo, frazioni, agricoltura, tutela ambiente. Claudio Michela, sicurezza, protezione civile, viabilità interna. Alessandro Adenda, pratica dello sport e impianti sportivi. Francesca Bevacqua, politiche giovanili, manifestazioni sportive. Luan Oja, rapporti con minoranze etniche. Mi riservo alcuni chiarimenti, ritengo necessario produrli a beneficio di chi ascolta, di chi ha eletto e di chi ha il compito di valutare le nostre scelte. Nell'anticipare la notizia in merito alla costituzione della giunta, rimarcando la presenza di soli 4 assessori in luogo dei 5 consentiti dalla legge, i mezzi di informazione hanno sottolineato il risparmio di un'indennità di carica sul bilancio comunale. Detto che ciò non ci dispiace, ovviamente, per onestà intellettuale preciso che il motivo della decisione risiede anche in almeno altre 2 considerazioni. La prima è che di fronte ad una nuova e inedita avventura di governo, in considerazione della eterogeneità delle provenienze e delle sensibilità di sindaco e di assessori, fosse opportuno lavorare sull'amalgama operativa degli stessi con un gruppo numericamente leggermente più ridotto, rinunciando ciascuno alle comfort zone individuali e professionali a cui è abituato. La seconda è che, avendo sempre chiarito in campagna elettorale l'assoluta necessità di mettere mano ad una riorganizzazione degli uffici, lo strumento di osservazione e di valutazione più idoneo fosse la possibilità in primis del sindaco di entrare a contatto con il maggior numero di funzionari responsabili con una full immersion iniziale per qualche mese, accompagnata dal mantenimento di deleghe strategiche, quali quelle al bilancio e tributi, al personale e all'urbanistica. Si tratta di una scelta non definitiva, come nulla di definitivo c'è quando si tratta di persone che agiscono ruoli e funzioni all'interno di un'organizzazione. Quindi una scelta iniziale comunque anche in parte sofferta e combattuta. Rinunciare a intraprendere la comoda via dell'assessore esterno conoscitore esperto di talune materie, o rinunciare a premiare un ulteriore consigliere in ragione delle proprie competenze e del consenso elettorale personale? Quello che sarebbe potuto essere un dilemma, in realtà si è risolto grazie al senso di responsabilità, di maturità, di unità di intenti di tutti i consiglieri,
che hanno accettato una soluzione che vedrà tutti coinvolti attivamente nell'esperienza amministrativa. In altre parole, il fatto di non essere presenti in giunta non escluderà nessuno dal farsi carico in prima istanza di problemi, relazioni, interlocuzioni su determinate e talora anche ampie tematiche amministrative, attraverso, come avete visto, l'assegnazione di deleghe forti, per quanto forti sono le competenze di ciascun consigliere. Per l'ambizioso sviluppo della nostra città proponiamo quindi un modello dove sindaco, assessori e consiglieri delegati siano chiamati a dare il meglio delle loro competenze e delle loro disponibilità in un quadro organizzativo che vedrà gruppi di lavoro tecnico-politici a geometria variabile, in ragione dei contenuti interdipendenti che emergeranno nel corso della definizione, della progettazione e della realizzazione di qualsiasi intervento di natura materiale o immateriale, servizio pubblico o opera strutturale che sia. Grazie. Al quarto punto all'ordine del giorno si prevede la trattazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Cede la parola al segretario. Allora, a questo punto praticamente ha praticamente la funzione di dire al sindaco che è incaricato di nominare i rappresentanti presso gli enti, quando non è previsto per legge che lo faccia il Consiglio Comunale, quindi solo nel caso in cui la competenza sia del sindaco, il Consiglio Comunale detta degli indirizzi a cui il sindaco deve attenersi per la nomina dei rappresentanti. Gli indirizzi che vengono proposti in questa delibera sono abbastanza semplici, si tratta praticamente di dire che coloro che fanno i rappresentanti devono avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, devono avere una competenza in materia che deriva dagli studi e dalla funzione svolta e non devono essere rapportati interati al sindaco. Praticamente su questi indirizzi il sindaco poi ha piena facoltà di fare la nomina, sempre che non sia competenza del consiglio, ma questo lo dice la legge in determinati casi. Quindi il consiglio dà questi indirizzi e questo sindaco in futuro dovrà attenersi se vengono ovviamente approvati dall'assemblea. Ci sono interventi o possiamo passare alla votazione? Nessun intervento? Favorevoli? Unanime. Grazie. Il quinto punto all'ordine del giorno prevede la nomina della commissione elettorale comunale. Spettano alla maggioranza l'indicazione di due nominativi effettivi e uno all'opposizione e altrettanto due supplenti nominati dalla maggioranza e un supplente nominato dalle minoranze. Il sindaco prende di diritto la commissione, quindi è il quarto membro, presidente. Allora, avete dentro le cartelline dei bigliettini per la votazione segreta. Se volete interrompere per mettere sul cartone sui nominativi, possiamo accedere a tutto il posto. Allora, nominiamo due scrutatori, uno di maggioranza e uno di minoranza. Chi vuol farlo? La maggioranza, Adelardo, Francesca, Eren. Chi vuol farlo di minoranza? L'architetto Donetti, come se fosse l'architetto Donetti, ok. Perché no, nel senso che siccome uno di maggioranza, uno è
tutta la maggioranza, la maggioranza. Sì, però siccome c'è un titolare, tra virgolette. No, si fa con due separate votazioni. Prima votiamo per gli effettivi. Allora, la prima votazione riguarda gli effettivi. Quindi invito gli scrutatori a raccogliere la votazione per venire qua con l'urna. Stiamo votando gli effettivi. 3 in totale, il sindaco membro di diritto. Voto ciascuno. Pirato. Agnese. Pirato. Agnese. Michela. Bevacqua. Agnese. 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 Michela. 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 Bevacqua. Michela voti 5, Bevacqua voti 5, Agnese voti 5, sono i membri effettivi insieme al sindaco della commissione elettorale. Passiamo alla seconda votazione per i supplenti con le stesse modalità. Bianco.
Scalza. Bertot. Ozza. Bertot. Ozza. Bianco. Bertot. Bertot. Ozza. Ozza. Aletta. Bertot. Aletta. Allora, voti 5 Bertot, voti 5 Moggia, voti 4 Aletta sono i membri supplenti della commissione elettorale, unitamente al sindaco che la presiede. Grazie. Passiamo al punto successivo, elezione organi di presidenza del Consiglio Comunale. Allora, la nostra maggioranza ha individuato il ruolo di presidente del Consiglio Comunale il consigliere più giovane, che è stato anche il candidato più giovane in queste elezioni amministrative, Jacopo Montino. Presidente del Consiglio Comunale, indicando soltanto sì o no alla proposta. Successivamente, per prassi, la vicepresidenza di assenza della minoranza si ripeterà la votazione nella stessa maniera, quindi con gli stessi scrutatori di prima. Quindi andiamo comunque, allora, sulla proposta del presidente, che è di votare il consigliere Jacopo Montino. Ovviamente votate sì o no alla proposta del presidente, del sindaco. Adesso se si vuole si può proporre. Molti 16 a favore della scheda bianca, è stato eletto il presidente. Procediamo alla elezione del vicepresidente su designazione del gruppo di minoranza.
Grazie segretario, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per fare in bocca al lupo a Jacopo Mautino e insomma una bella scommessa su un ragazzo giovane. Mi sono confrontata con il sindaco e penso che insomma sia giusto che il Consiglio Comunale investa in questo modo. Proponiamo, grazie anche all'accordo del gruppo Rivarolo, la vicepresidenza di Silvia Donetti, un'altra scommessa. Colgo però l'occasione per un ringraziamento speciale a quello che è stato il presidente del Consiglio Fernando Ricciardi e il vicepresidente che è stato in carica Roberto Bonome. Chiedo un applauso per questi due figure. Come prima avete tutti un bigliettino, gli stessi ascoltatori mettete sì o no alla proposta formulata dalla consigliera Ghirdoni. Il settimo punto prevede l'approvazione degli indirizzi generali di governo, che illustrerò in una relazione programmatica. L'8 e il 9 giugno scorsi si sono tenute le elezioni per il Parlamento europeo, per le amministrative della Regione Piemonte e per molti comuni italiani. Anche Rivarolo quindi ha potuto scegliere il suo futuro. In un contesto nazionale e regionale che ha premiato complessivamente i partiti del centrodestra e dall'altro ha fatto registrare una forte tenuta del PD, nella nostra città si è verificata una sostanziale controtendenza. Oltre il 38% dei votanti ha scelto la lista Noi Rivarolo, sostenendo quello che personalmente andavo dicendo da tempo, ovvero che oltre alla proposta delle altre due liste concorrenti, molto più caratterizzate e riconducibili ai partiti politici, ci fosse uno spazio contendibile composto da potenziali elettori in cerca di un cambiamento di paradigma rispetto sostanzialmente alle dinamiche cittadine degli ultimi 20 anni. 20 anni marcati sempre più da una contrapposizione dialettica che, a prescindere dai risultati amministrativi conseguiti dal governo cittadino di turno, si faceva con il passare del tempo sempre più aspra e rancorosa. Con il commissariamento della città, indipendentemente dalle valutazioni sulle reali e fondate motivazioni che lo avevano indotto, la denigrazione e la demonizzazione dell'avversario, passando sopra conoscenze, ad amicizie personali di anni, addirittura condivise esperienze di governo, certamente passando sopra al buon senso e al buon gusto, che dovrebbero essere alla base di ogni corretto rapporto interpersonale, la denigrazione e la demonizzazione dell'avversario, ripeto, hanno finito per prendere il sopravvento.
La Rivarolese è sempre disponibile all'ascolto e al dialogo con i miei concittadini. In questi ultimi anni ho riscontrato che altri comportamenti, altri atteggiamenti, un altro modo di leggere e interpretare i fabbisogni della gente, un altro approccio e un altro metodo per la ricerca sempre più complicata di risposte e soluzioni ai problemi della città avrebbero potuto costituire il giusto mix per attirare l'attenzione e il consenso di tanti elettori. Al di là dei contenuti programmatici, che ad una certa comparazione non risultano così particolarmente distanti tra le tre liste, mi era chiaro che la lista Noirano avrebbe dovuto indirizzare la sua proposta verso le qualità morali dei suoi candidati, verso le loro competenze facilmente riconoscibili e collegabili alle tematiche amministrative, verso la loro capacità di rappresentare nel contempo istanze generali della popolazione, alternate ad altre più proprie di determinati ambiti di territorio o di servizio pubblico, di categorie economiche o di gruppi associativi. Per ottenere il risultato che questa sera mi permette di parlare come sindaco della città, naturalmente ho dovuto fare scelte dolorose quanto coraggiose. Da un lato allontanarmi da un ambito di relazioni e di frequentazioni di almeno 20 anni, dall'altro scegliere di portare avanti la mia proposta tramite un'alleanza con Marina Vittore e parte del suo gruppo, tatticamente destinata ad un maggior consenso elettorale, ma che strategicamente ci dovrà consentire, e questo per me è l'imperativo categorico, di governare bene la città per i prossimi 5 anni. Tutto ciò mettendo in conto le accuse alla mia persona di incoerenza e di tradimento per aggiungere a quelle altrettanto gravi e gratuite guadagnate sul campo della mia precedente candidatura a sindaco 10 anni fa. Ben presto però a cancellare le amarezze, molto prima dei voti ottenuti per la vittoria, è stata la facilità con cui la lista si è andata componendo. Sono state le manifestazioni di stima e di affetto, la collaborazione concreta e generosa nel diffondere con tutti i mezzi la bontà delle nostre intenzioni, da parte di tanti cittadini che ci hanno sostenuto fin da subito e ci hanno accompagnato durante un confronto estenuante con avversari giustamente altrettanto determinati e organizzati. E quindi un grazie pieno e sentito a quello che stasera rivolgo ai miei candidati, particolarmente a quelli che, malgrado l'impegno, non siedono qui con noi e ai miei consiglieri che non hanno mai mollato e assaporano questi primi momenti di maggioranza. È un abbraccio intenso e profondo quello che riservo ai nostri supporter e ai nostri elettori, amici da tanto tempo o da qualche mese, che davvero hanno fatto la differenza. Non voglio dimenticare però coloro che realmente si sono confrontati con me affrontando analoghi carichi di pressioni, di stress, di stanchezze. Ad elenchirmo, data la differenza anagrafica fra noi, mi permetto di suggerire di non vivere il suo risultato come una sconfitta, ma come una tappa di un percorso di crescita che la porterà verso altre soddisfazioni. Ti sei battuta come una giovane leonessa, ma stavolta i cittadini avevano bisogno soprattutto di un affidabile e fedele cane da pastore. Sarebbe stato facile per nessuno ricoprire il ruolo che lui ha saputo interpretare con stile, moderazione e sobrietà, che certamente ha contribuito a rasserenare gli animi, elevando la qualità del clima del confronto elettorale. In questa occasione consentì di ricordare anche gli ex sindaci, una galleria di personaggi in parte conosciuti attraverso il ricordo di altri testimoni. Angelo Mazzone, nonno della nostra consigliera Giuliana Palla, Pietro Micheletta Gina, Giuseppe Cria, Bartolomeo Rossi Sebastiano, Giuseppe Giannetto, fino ad Emilio Visconti, il primo di cui conservo memoria diretta, per passare alla Giulia Ponchia, papà del nostro assessore Sandra, il mio primo datore di lavoro come docente della scuola Don Bosco, da lui fondata, e fatta crescere con doti di lungimiranza per la formazione professionale e morale di almeno 4 generazioni di giovani canadesi.
di Domenico Rostagno, con il quale feci la mia prima esperienza di assessore, di Riccardo Foletto, massimo esperto di storia di Varolese, con il quale seppur per breve tempo continuai a collaborare come assessore, a Edoardo Gaetano, sindaco in un decennio dove il lavoro mi tenne lontano dalla casa del comune, Carlo Porro, di cui progressivamente nel tempo riconobbi le sue doti politiche, Fabrizio Bertotti, che mi dette l'opportunità di tornare sulla scena amministrativa come assessore fino alla prematura conclusione del suo secondo mandato, per finire con Alberto Rostagno, dove nel suo primo mandato sedetti nei banchi della minoranza. Da tutti ho cercato di trarre il meglio delle loro qualità, di far tesoro anche dei loro errori, mantenendo verso ciascuno di essi il massimo rispetto per il loro ruolo. Adesso però le parole devono seguire i fatti. Il programma di Noi in Parola è stato diffuso da settimane in forma cartacea, attraverso i social, illustrato nel corso degli incontri con la popolazione del centro e delle frazioni, con i rappresentanti delle associazioni di categoria, sportive, culturali, del volontariato, dibattuto in numerosi confronti tra i candidati, con la stampa e con i sindacati. La sua applicazione dovrà calarsi in una realtà cittadina, che non diversamente dal resto d'Italia è stata resa più fragile in questi anni dallo shock pandemico prima, alla lenta uscita dal Covid e di ansia per il prolungarsi delle due guerre in atto alle porte dell'Europa, la Russia-Ucraina e la Israele-Palestinese. Mi limito a citare due fatti accaduti negli anni in questione: la tragedia familiare senza precedenti che nell'aprile 2021 ha sconvolto i rivalorezzi per la perdita violenta di 4 concittadini, intrisa di profondo malessere sociale e individuale. Il recentissimo episodio di incendio grave quanto spettacolare in un'abitazione in pieno centro, che pur risoltosi senza vittime, sottolinea la precarietà quotidiana delle nostre vite, la mercé di eventi ancora imprevedibili allo stato degli attuali standard tecnici di sicurezza. Ecco quindi giustificarsi l'attenzione che il programma riserva alle politiche sociali e ai problemi legati al benessere dei cittadini nelle varie situazioni e circostanze. Abbiamo parlato e scritto della necessità di un sistema integrato di videosorveglianza, del potenziamento della rete pubblica di illuminazione, di manutenzione della rete stradale e dell'applicazione progressiva del piano urbano del traffico, di recupero funzionale e ammodernamento della rete irrigua esistente, in collaborazione con il consorzio Irrigo Ovest Torrenti Orco, in relazione anche ad un armonico e integrato piano di protezione civile. Iniziative ad hoc per la prevenzione di un disagio sociale crescente, dove non possiamo non interrogarci sulle responsabilità socio-familiari che sfociano in episodi di inaudita ferocia adolescenziale. Mi riferisco ovviamente al caso di Pescara, che ha scosso le coscienze di tutti. Di una casa della comunità per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Un cammino che dovrà tenere unite e coordinate fra loro i nostri uffici preposti, le forze dell'ordine, le funzioni del CIS 38, l'ASL 84, le associazioni di volontariato. A ciascuna di esse esprimo il ringraziamento per l'attenzione che ci hanno prestato durante la campagna elettorale e per la rapida interlocuzione istituzionale che è già partita fin dalla mia proclamazione a sindaco. All'emergenza sociale dobbiamo altresì aggiungere l'emergenza legata al cambiamento climatico e al tema della transizione energetica ed ecologica, temi che alla stregua delle polemiche e divisioni tra pro-vax e no-vax ancora non sopite alimentano un dibattito tra sostenitori tranchant e contestatori del mainstream scientific. Agli amministratori locali il compito di agire con buon senso ed equilibrio, che tradotto in termini programmatici si traduce in uno scrupoloso controllo del funzionamento, in particolare della centrale cogenerativa biomasse e del recente parco fotovoltaico realizzato nelle campagne argenteresi, sollecitando lo scopo delle autorità preposte, ARPA, ASL, CNT, perché tutte le situazioni in atto e in divenire garantiscano il massimo delle condizioni di esercizio in regime di assoluta sicurezza e protezione della salute dei cittadini e di rispetto sull'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale.
Con lo stesso determinato approccio andrà affrontato l'altrettanto problematico tema dell'efficientamento della raccolta differenziata. A partire dal quotidiano controllo sulla regolarità del servizio di raccolta di rifiuti gestito da Tecnoservice e di eventuali nuovi impianti di conferimento dei rifiuti, nel contempo facendo sentire la voce e la volontà del Comune sulle novità previste dal CCA, in particolare sulla sperimentazione del sistema di tessatura dei rifiuti e introduzione della TARIP, la tariffa puntuale. Oltre a tutte quelle iniziative in collaborazione con i consorzi di filiera e le aziende esperte nell'utilizzo e nel riciclo per individuare le strategie e iniziative sul territorio per raggiungere la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti previste dalle normative regionali e nazionali. Con riferimento alle opere pubbliche, la nostra maggioranza manterrà tra le sue priorità l'attenzione rivolta a tutte le opportunità di intercettare risorse per la progettazione e la realizzazione di strutture funzionali all'istruzione, alla pratica sportiva e all'aggregazione sociale e all'offerta culturale. Nell'arco del prossimo decennio la città dovrà presentarsi con il completamento dell'edificio del plesso di scuola primaria Gide di Vallauro, con riordino e sistemazione delle aree di parcheggio e della viabilità limitrofi, con un nuovo o adeguatamente rinnovato edificio di scuola secondaria di primo grado, con la disponibilità di ulteriori spazi al chiuso e all'aperto per la pratica sportiva di base, amatoriale ed agonistica, con una nuova struttura polivalente per ospitare eventi culturali e ricreativi. Queste opere dovranno integrarsi con quelle già esistenti che andranno recuperate ad un effettivo decoro e contemporaneamente valorizzate e sfruttate in maniera assidua e costante, secondo un elenco che comprenda Villa Valdero, il Castello Magrà, Villa San Giuseppe, l'attuale biblioteca presso Marchese, senza escludere lo stesso Palazzo Lomellini, che ospita un municipio sempre più inadeguato alle esigenze di organizzazione degli uffici, di ricevimento del pubblico, di accoglienza di ospiti e allo stesso quotidiano lavoro del personale di tenimento. Lavoreremo anche con le opportune interlocuzioni per valutare le possibilità e le condizioni per recuperare all'uso pubblico edifici dormienti, come il vecchio ospedale di proprietà dell'Asalto 4, o gli uffici, le officine e i parcheggi di proprietà di GTP. Di converso, prendere in considerazione l'alienazione di beni comunali che hanno perso o perderanno nei prossimi anni la loro funzione sociale. Se saremo in grado di procedere speditamente e parallelamente verso più obiettivi, avremo così dato risposte indirettamente anche ai fabbisogni del commercio e delle altre attività di servizio e produttive, che oltre alle specifiche piattaforme di collaborazione interistituzionali, quale ad esempio il distretto urbano del commercio e il distretto del cibo della pianura canavesana, godranno della rivitalizzazione indotta da una strategia di crescita urbanistica complessiva. In essa dovranno trovare soluzioni anche le ultra decennali problematiche di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, tenendo conto delle previsioni urbanistiche del piano regolatore generale e delle possibili destinazioni d'uso delle tre grandi aree ex Alp, ex Valle Sud ed ex Rito Emilia. La prima azione positiva dell'amministrazione dovrà consistere in una ricerca attiva di potenziali investitori attraverso una rete di contatti a livello regionale e nazionale. Contemporaneamente, dove le situazioni di interesse paiono essere più avanzate, la progettazione dovrà passare attraverso un tavolo di concertazione con le rispettive proprietà private, soprattutto ove siano previste dismissioni al pubblico. Altrettante energie andranno spese per risolvere i problemi che investono i trasporti pubblici su gomma e su ferrovie. Non è più accettabile che i tempi di percorrenza da e verso Torino rimangano sostanzialmente fermi a 50 anni fa, con l'ulteriore incognita rappresentata dagli servizi legati a carenze manutentive o di organizzazione del lavoro e dei cantieri stradali. Il dialogo con GTT, RFI e Trenitalia, oltre che con Regione, Città Metropolitana e Ministero dei Trasporti, dovrà puntare a risposte più specifiche per un miglioramento complessivo dei servizi, in termini di qualità e di quantità.
Sorvolando su molte altre iniziative, soprattutto a livello di richiamo turistico, da svilupparsi su tutto il territorio del Comune, il programma risulta così sufficientemente delineato. La stella polare che guiderà l'azione amministrativa non potrà che continuare ad essere lo strumento del bilancio comunale, dove il rigore tecnico imposto dalle norme dovrà essere coniugato con un'apertura di pensiero che consenta il massimo di manovra possibile. In questo senso il settore tributi dovrà ancora di più rappresentare uno strumento di equità di trattamento tra la maggior parte dei cittadini contribuenti, corretta e puntuale nei pagamenti quanto rispettosa dei provvedimenti, ed una sacca di situazioni di inadempienza e di evasione non dipendenti da situazioni effettive di incapacità economica. I nostri uffici, aperti e disponibili al sereno, costruttivo e chiarificatore confronto con il contribuente onesto, dovranno nel contempo disporre di capacità di recupero proattivo del credito, sanzionando inammissibili comportamenti di slealtà fiscale e di mancato senso civico di solidarietà verso la collettività. Per questa strada, riducendo progressivamente l'area dei crediti inesigibili, si potranno adottare misure generali di riduzione delle tasse comunali o di miglioramento e potenziamento dei servizi pubblici per la comunità. Infine, la consapevolezza della spada di Damocle, legata agli ulteriori sviluppi del processo sull'Odoasa, che pesa sul futuro dei conti comunali, non dovrà condizionare alla paralisi la macchina amministrativa, ma al contrario di reagire con ragionata veemenza che allontani i rischi peggiori per la presente e per le successive amministrazioni. Come sono solito dire, la campagna elettorale della nostra maggioranza comincia da stasera. Grazie per l'attenzione. Chiedo naturalmente se ci sono interventi. La parola a Elena. Grazie mille. Una lupa, sindaco, una lupa, non una leonessa. Cacciamo in branco e continueremo a lavorare in branco con una squadra meravigliosa perché il nostro contributo possa essere sempre a servizio della città, anche a servizio dei consiglieri che riterranno di volersi confrontare con noi e che riterranno che il confronto anche con le minoranze sia costruttivo. Una minoranza che non è così tanto minoranza, quindi fiato sul collo, perché anche la nostra campagna elettorale in realtà è iniziata forse dal 12 stesso, coscienti di quelli che sono stati i limiti della nostra comunicazione, i tempi, e coscienti anche di non aver nascosto una pluralità, di non aver nascosto un'identità chiara di tutti i nostri componenti, senza paura di dire chi si è, insomma, senza paura di dover nascondere le anime che ci sono, di doverle dissimulare. 2183 preferenze, 2183 grazie che devo a ogni cittadino che ha voluto esprimere un atto di coraggio. Quindi rettifico un po' quello che dissi la sera dello spoglio, presa da un pochettino. Un pochettino di sconforto, la città è pronta, anche ai lupi e ai leoni, al movimento, e questo movimento lo si può portare in diverse forme, in diverse dimensioni, e noi lo porteremo, una città che ha risposto in modo importante alla nostra proposta. Proposta che per tanti aspetti risulta simile anche a livello programmatico, perché per fortuna siamo tutti i cittadini di Rivarolo che amano Rivarolo e che vogliono sviluppare la nostra città al meglio. E peraltro, come insomma, contrastare un programma che fonda le sue basi anche in progettazioni da noi costruite, i riferimenti al distretto del commercio, i distretti del cibo su cui abbiamo lavorato fortemente insieme, e a tutte le progettualità. Ecco, io ritengo che questa sera sia importante condividere con voi e con la città, voi starete già facendo tutti gli adeguati passaggi di consegne con gli uffici, con voi e con la città, tutta l'eredità che l'amministrazione dello Stato, maggioranza e minoranza insieme, ha lasciato in eredità a questo consiglio. Ed è un'eredità importante che racconta
un movimento forte che c'è stato e non un immobilismo, e questo lo difenderò sempre. E per questo io lo so che forse non è solito dei consigli comunali, ma io chiedo veramente, se non un applauso perché non è corretto, però un momento di ringraziamento a tutti i consiglieri che non sono qui oggi ma che hanno lavorato con passione, con energia. L'energia l'ho sentito, desiderate anche voi, servono energie, quindi noi restiamo attenti. Ecco, veramente con dedizione a questa città. E per chi non è seduto in questo consiglio comunale oggi, ma come i sindaci del passato, ogni singolo consigliere e assessore ha dato un contributo importante per lo sviluppo della città. Sono in fase di conclusione i lavori per il nostro campo in erba sintetica e pista di atletica, e sarà una gioia restituirli alla collettività. Non nascondo che avrei voluto tagliare il nastro fortemente e avrei voluto indossare la divisa dell'atletica leggera questa sera, però insomma è un piacere condividere con voi e con la cittadinanza questo, così come molti lavori in corso. Non dimentichiamo i fondi ricevuti su Villa Vallero, PNRR, che ci ha concesso un finanziamento di oltre 1.400.000 euro, la messa in sicurezza e soprattutto la possibilità di ampliare i posti nido del nostro asilo nido per 1.340.000 euro, la realizzazione di una nuova mensa presso l'Argentera, 749.000 euro di interventi, efficientamente gli stabili, lavori in corso soprattutto in Villa San Giuseppe, 90.000 euro di efficientamento, 45.000 euro per la scala che finalmente è in lavorazione, abbiamo aspettato tanto di vederla. E poi la partecipazione per fondi PNRR per la digitalizzazione, ci sarà un assessorato importante, alcuni fondi sono già stati investiti, altri sono ancora liberi e con adeguate interlocuzioni potranno essere reinvestiti per ottimizzare ancora di più, quindi buon lavoro anche in questa direzione, perché è sicuramente una delega importante anche per lo sviluppo della nostra macchina amministrativa. E gli impianti a cui, i bandi a cui abbiamo partecipato, di cui aspettiamo risposta, proprio sul sviluppo di campi da tennis, da pickleball, nel nostro centro polisportivo, piuttosto che piste ciclabili, ne parleremo dopo, la partecipazione al bando per l'acquisto di un automezzo per i vigili del fuoco, e ancora i fondi di coesione e sviluppo sociale che si potranno portare avanti in collaborazione con i comuni del nostro ambito. Ambiti urbani per la riqualificazione della storica galleria, che è meravigliosa e può diventare veramente un collegamento ciclabile, capire se sarà possibile riadattarla e restituirla alla città. E poi ancora, speriamo davvero che il Lodoasa non ci porti l'immobilismo, ma sicuramente l'aver accantonato e aver tenuto un gruzzoletto fermo ci permetterà di affrontare anche questa situazione con una maggior sicurezza e una maggior forza. Ecco, questo è un'eredità che vi consiglia, che vi consegniamo, e non vi nascondo, anche a tratti con un certo dolore, perché avremmo tutti avuto il piacere insomma di condurlo, ma so che continuerete a condurre con responsabilità questo lavoro. Vi chiedo il rispetto, ecco, per il lavoro fino a qui portato avanti, anche per quelli che sono i primi movimenti per quello che riguarda anche lo sviluppo urbanistico della città. E vi chiedo di portare avanti il nostro operato e di portarlo avanti con grande rispetto per la città e per tutto quello che ogni singolo consigliere comunale ha donato con estrema generosità a questa città, assessori e non assessori. Non trovavamo corretto prima, e ringrazio il consigliere Cerrano che mi passa questa palla, che non avevo preparato prima, sottolineare un aspetto a cui noi teniamo molto. Il coinvolgimento dei consiglieri sarà fondamentale, il fatto che tutti portiate un contributo sarà fondamentale, ma per una miglior gestione della macchina amministrativa riteniamo che la delega alle politiche sociali non possa non essere affidata anche a un assessore, non solo ad un assessore, ma anche che saprà collaborare certamente e in modo assolutamente costruttivo, non tanto perché non possa farlo adeguatamente un consigliere che anzi conosce molto molto bene la struttura, ma proprio per essere un riferimento unico, perché spesso capita che per
deformazione, richiamo anche all'assessorato allo sport. Spesso capita, e abbiamo fatto anche noi, di essere in tanti riferimenti negli uffici e questo spesso non ottimizza. Quindi dare la delega anche a questi assessorati per noi è importante, tanto per la macchina organizzativa, senza nulla togliere all'operato di ogni singolo consigliere che può dare il suo contributo in maniera importante, che si trovi in maggioranza o che si trovi in minoranza. È una richiesta a titolo personale ma di gruppo, vi prego di modificare la dicitura alle relazioni con le etnie, non riesco neanche a dirla, con politiche di inclusione. Penso che possa donare una maggiore apertura, una maggiore inclusione e togliere quella barriera di distanza, che spesso è un po' il difetto della politica, in fondo vogliamo dire la stessa cosa, ma a volte il linguaggio rischia di creare una distanza. Ecco, prima non trovavamo giusto fare questi interventi perché è un vostro momento ed è giusto che sia così oggi per voi, però questa è una richiesta che vi facciamo, insomma, in modo veramente molto costruttivo perché tutti si possano sentire rappresentati. Vi ringrazio, faccio per attaccarci la dichiarazione di voto così non interrompiamo oltre. Non possiamo ovviamente votare contro un programma in cui troviamo tante affinità e che al fondo alle radici, come dicevamo, anche nel nostro lavoro. Ci asterremo solo in attesa di vedere quale sarà il metodo. Quindi non parlo di passato, magari poi qualcun altro del mio enorme gruppo inizierà a parlare di passato. Prima di tutto grazie a tutti, perché è stata un'ottima campagna elettorale, secondo me è stata a un livello di qualità alto, non ci sono stati colpi bassi, credo proprio di no, quindi come esperienza per me è stata molto bella, spero anche per tutti gli altri consiglieri. Quindi questo è un ringraziamento da fare a tutti. Ovviamente un ringraziamento da fare a tutti i varolesi, io non lo posso fare soltanto per i varolesi che hanno votato per me perché non sono passati poi così tanti, però visto che qui siamo in tanti vorrei ringraziare proprio tutti quelli che sono andati a votare. Il problema era probabilmente proprio quello di non avere troppa competizione elettorale, cioè avere pochi votanti, invece secondo me è stato più che sufficiente e ringrazio quindi il Paolo tutto sommato di questo. Un punto dei programmi, secondo me non sono programmi fotocopia perché sono stati fatti da personaggi diversi e con esperienze diverse, con punti di partenza e punti di arrivo diversi. Però c'è un sostanziale equilibrio, quindi è impossibile per me non votare per il vostro proprio programma del sindaco perché sostanzialmente sono le cose che bisogna fare a Rivarolo, appunto. Non è necessario reinventarsi la luna, si farà bene quello che bisogna fare. Ho sentito tutte le cose che avevamo messo tutti quanti nei programmi, sono sicuro che le farai benissimo e quindi non vedo per quale motivo non dobbiamo appoggiare il tuo buon lavoro che ci sarà di sicuro. Quindi sicuramente la similitudine dei programmi rappresenta una tendenza di tutti i rivarolesi a credere nella propria città. Noi ci crediamo e vedo che tutti quanti, maggioranza, minoranza, non mi piace opposizione perché tutto sommato non credo che sia necessaria un'opposizione quando si parla delle stesse cose, si parla con la stessa lingua. Quindi un grazie a tutti, come ho detto prima, e un grazie a tutti i votanti, indipendentemente dal fatto che abbiano votato meno o meno. Ci sono altri interventi? No, innanzitutto una domanda solo. Chi è il gruppo di maggioranza? La comunità. Ah, ok, no, giusto per sapere se ci sarà un intervento di parte.
gruppo di maggioranza. Aspettavo capire. Ah, no, invece aspettare che gruppo di maggioranza. Grazie. Buonasera a tutti, e dico giusto due parole a livello del nostro gruppo. Ringrazio il sindaco per la sua relazione programmatica che ha presentato in modo sintetico i vari confronti avuti nei mesi scorsi durante la campagna elettorale. L'agire amministrativo ci impone di metterci a disposizione alle varie problematiche della nostra città e del nostro territorio, in modo diretto e ognuno con le proprie responsabilità, per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati e dando prova di coesione del nostro gruppo. Voglio ringraziare, oltre che a tutti i sostenitori del nostro gruppo e agli elettori che si sono presentati alle urne le scorse votazioni, tutti i presenti. Inoltre tutti i dipendenti, gli uffici, i funzionari del Comune che si sono prestati in questi giorni nei diversi incontri, confronti e tavoli avuti con i vari soggetti in modo da avere il punto della situazione della nostra città e del nostro territorio. La dichiarazione di voto è favorevole, con augurio di buon lavoro a tutte le componenti del nostro Consiglio. Grazie. L'intervento di Fabrizio Bertotti. È prassi darsi del lei il consiglio con piacere, e mi fa piacere vedere il mio assessore Martino Zucco cancellare tutta una narrazione che ha contraddistinto gli ultimi 13-14 anni di questa amministrazione, così come mi ha fatto piacere assistere come parte attiva, perché ero candidato anch'io, ad una campagna elettorale dove il candidato Zucco ha tenuto ferma determinate posizioni, secondo me con grande apprezzamento da parte mia personale, ma anche da un certo numero di elettori che evidentemente di questo, da questo punto di vista, l'ha anche legittimamente premiato. Ho ascoltato il discorso drammatico e in linea con quanto ha detto il mio candidato sindaco Agnese, io lo considero una parte rispetto al programma presentato da Claudio Agnese, penso che alcune parti, ma probabilmente per brevità, ovviamente la sindaco oggi non ha declinato tutti i dettagli e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, a distanza di quasi 30 anni, cioè io ero seduto in questo posto a ottobre del 1994, proprio qui, e proprio a ottobre del 1994 votai a favore del programma amministrativo presentato dall'allora sindaco Edoardo Gaetano. Io, nel ruolo non di minoranza, di opposizione, c'era quella contrapposizione politica che però mi permetto di dire non era una contrapposizione di tipo personale, era noto il fatto che con maggioranza e minoranza andava già assieme, con il fatto che non c'era più Gaetano. Così come ho apprezzato prima quando Elenchim ho chiesto un applauso per il presidente del Consiglio Comunale uscente, quindi Naldo Ricciardi, che nel momento di difficoltà per la sua salute è stato sostituito da Bonome, perché sono state entrambe due persone che hanno rappresentato quel senso di appartenenza alla comunità e anche all'istituzione che probabilmente nella animosità, diciamo, nell'appartenenza politica ci è servito ogni tanto ricordare, cioè il ruolo di Ricciardi è stato importante, quell'animosità a cui ho fatto riferimento con parole diverse il sindaco che probabilmente gli elettori non hanno
a livello cittadino condiviso, e di questo ne sono praticato. Ma d'altra parte siamo tutti figli della nostra storia. Così mi permetto di sottolineare, probabilmente non ci ho pensato nemmeno Martino, ma il sindaco che trattiene per sé le deleghe all'urbanistica e al bilancio e che nomina un assessore in meno, un film che ho già visto. E quindi devo dire che è giusto così, come non condivido, qui c'è una differenza di vedute che non è politica, il fatto che non si sia nominato assessore con le deleghe alle politiche sociali, io penso che sia assolutamente distinto. Quello che conta, secondo me, e sono convinto, Martino, che tu, dico tu appositamente, non è mancanza di rispetto, ma per rimarcare il rapporto personale, tu ne hai le capacità. E sono convinto che la macchina amministrativa può funzionare se chi ha determinate capacità, e sono convinto che il sindaco Zucco le ha, saprà interpretare le necessità, le ambizioni, le aspettative anche di ciascun membro della sua maggioranza, piuttosto eterogenea, come ha detto giustamente il sindaco. D'altra parte, ripeto una battuta che se ne fate qualche mal di pancia, è giusto che te lo prenda, deve essere presa qualunque altro sindaco, me compreso, perché comunque l'eterogeneità può essere di tipo politico, può essere di tipo personale, può essere anche di tipo, diciamo, riconducibile alla propria modus operandi, la propria attività lavorativa, la propria interpretazione anche di un certo ruolo all'insegno all'interno del testo sociale. Sono convinto che ci siano le condizioni per fare bene, mi permetto una battutaccia, ma saluto sì, una battuta, permetti, però lo dico così, fare meglio nell'amministrazione precedente non sarà molto difficile, sarà più difficile fare meglio nell'amministrazione dopo aver fatto parte pure te. Ma è una battuta elettorale, la campagna elettorale è finita, ma al di là, come ho rivendicato prima, la mia presenza da 30 anni in questa sala consigliare mi arrogo anche un buon diritto a volte di andare al di fuori degli schemi istituzionali, ma sappiamo benissimo, perché penso di averlo un rapporto personale con quasi tutti, chi non conosco lo conoscerò nel tempo, e avremo modo di relazionarci in maniera sicuramente proficua. Dal mio punto di vista devo dire che Martino Zucco ha dimostrato di essere stato un ottimo assessore quando faceva parte della mia giunta. In merito all'intervento del consigliere Ghirmo, dell'ex assessore Ghirmo, che giustamente ha rivendicato tutta una serie di opere in corso, tanto lo dicevo da quella parte lì, quando la giornata c'era, cioè, dicevo, se non ci fossero andate PNRR, però col cavolo, no? Quindi bisogna saper fare le cose anche senza PNRR, ma come si fa, no? E dal mio punto di vista devo dire che quando l'assessore Zucco allora fece le nuove scuole, la successiva l'aveva inaugurata, peraltro completata, no? Perché c'era un pezzo da finire, e quindi stai benissimo, sarà il tuo compito completare quello che non sei riuscito a fare. E ricordo ancora la battuta che fece del giornalista, forse te, sì, che io un giorno ci facevo delle scuole, come mai non ci sei? E dico, già abbiamo fatto le scuole, almeno l'inaugurazione che se la facciano loro, no? Quindi, voglio dire, è normale che ci sia un passaggio di consegne, ed è anche utile. Io ricordo quando in amministrazione di vita ad un progetto di rifacimento del centro cittadino, anche abbastanza coraggioso, che però di fatto era uno schizzo che era casualmente sulla scrivania del mio predecessore, che però per motivi di tempo, per motivi di opportunità o perché magari la maggioranza non lo condivideva, non aveva realizzato quel progetto, e io partivo dal presupposto che compito di un'amministrazione è sempre quello di ereditare dal passato ciò che di meglio si può ereditare, completarlo e cercare di superarlo. E su questo tema sono veramente concorde con le parole espresse dal sindaco Zucco,
quando dice che la delegittimazione reciproca non è un bene, bisogna superare chi ci ha preceduto migliorando ciò che è stato fatto e facendo vedere sempre che si è migliore rispetto a chi ci ha preceduto e non far vedere invece che chi ci ha preceduto è peggiore del presente, perché quello è una, è un argomento che non paga e che soprattutto corre e andare in controtendenza da quello che ha fatto il consigliere Iesa quando ha parlato della partecipazione al voto, rischia invece di allontanare i cittadini dal voto, cosa che a Rivarolo per fortuna non è capitato e che speriamo non debba mai, mai capitare. Io con questa disamina chiudo annunciando, non la sorpresa, perché non penso che sia una sorpresa, il voto a favore di un programma che costituisce, dal mio punto di vista, costituisce una parte rispetto a quello presentato da Cardegnese, con l'augurio che il sindaco possa integrarlo. Entreremo poi nei dettagli, nel merito, man mano che le cose verranno affrontate. Devo dire, dal mio punto di vista, con un grosso in bocca al lupo, non soltanto al sindaco, alla giunta, alla maggioranza, all'intero consiglio comunale, ma alla città di Rivarolo. Perché se oggi l'ex assessore Zucco è seduto in quel tavolo, significa veramente che la città ha voluto chiudere 12 anni di una narrazione alla quale questa città non ha mai creduto, perché la città di Rivarolo, e lo dico con grande consapevolezza e serietà, perché l'ho già detto diverse volte, sempre e comunque, io parlo per i 3 anni che ho passato io qua dentro, ma penso che si possa anche fare riferimento ai 30 anni precedenti, Rivarolo è sempre e sarà sempre stata amministrata da persone brave, per bene, capaci e oneste. In bocca al lupo, buon lavoro. Il consigliere, due considerazioni sull'intervento del consigliere Bertotti. Per intanto, una puntualizzazione tecnica: credo che l'amministrazione dello stadio negli ultimi anni abbia fatto numerosi interventi con fondi propri, quindi recuperando le risorse comunali che peraltro erano limitate anche dal patto di resistenza dell'Otoasa. Ne cito due a caso: 1.500.000 euro per i campi di calcio e 500.000 euro per Corso Italia. Poi voglio puntualizzare anche un fatto, secondo me importante, che anche lì non condivido le posizioni del consigliere Bertotti, sul discorso che ha già accennato il consigliere Chievo, relativo alla necessità di un assessorato ai servizi sociali, perché è veramente, i temi sociali sono quelli più impellenti della nostra attualità, e credo che proprio al di là, pur comprendendo l'importanza anche di delegare al consigliere per renderli operativi, però credo che un assessore, anche da un punto di vista di gestione dei rapporti con gli enti territoriali, i rapporti con gli uffici sia fondamentale da averlo, e credo anche un assessorato allo sport, proprio per l'importanza che Rivarolo ha avuto in questi anni per la presenza degli impianti sportivi e per le presentatissime associazioni, e in ultimo anche perché proprio lo scorso anno lo sport è stato riconosciuto a livello costituzionale come uno dei valori fondanti della nostra nazione. Volevo ancora fare due brevissime considerazioni. La prima è legata, ho preso atto con piacere dell'intervento del sindaco rispetto al rapporto con il funzionamento della macchina comunale e il fatto di avere la dovuta attenzione per quello che è il personale, che ha lavorato tantissimo e lavora tantissimo da sempre, e soprattutto per quello che riguarda poi le effettive carenze di personale legate a tanti pensionamenti e alla necessità di reintegro con nuove assunzioni, pur nelle complessità del momento. Ultimissima considerazione è legata al fatto del, non sono d'accordo sul fatto di dover cancellare nulla, credo che la memoria storica del percorso amministrativo di questa città vada comunque tenuta sempre presente per evitare di incorrere in situazioni che purtroppo abbiamo vissuto nel passato. Grazie. Una brevissima replica all'intervento del consigliere Serrano. Sottolineare come io l'ho dichiarato sulla relazione programmatica, occorre uscire un po' dai ruoli che in questi anni la politica amministrativa si è data.
Siamo persone pragmatiche, siamo persone concrete, siamo persone abituate a lavorare anche al di fuori delle organizzazioni pubbliche. Quindi non rende onore al consigliere delegato che viene investito di una responsabilità sulle politiche sociali o su una qualsiasi altra tematica, valutarlo meno di un assessore solo per una questione di tipo semantico. Credo di aver sviluppato più esperienze organizzative del mio interlocutore in ambito privato e in ambito di impresa sociale. So perfettamente che se si vogliono ottenere dei risultati, quello che conta è il modello e non il cappellino che uno ha in testa o esibisce a seconda delle necessità. Siamo, ripeto, in un contesto di amministrazione pragmatica, non ci interessano le etichette, lavoriamo per obiettivi e questo è tipico dell'impresa e gli obiettivi sono quelli di far bene a prescindere da un certo ruolo e funzione declarato senza poi effettivamente essere svolto. Quindi noi proviamo a giocare una partita con un modulo diverso da quello che sicuramente ha in testa il consigliere Cerrano, ma cercheremo di smentirlo con i fatti. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti. Contrari. Allora, in qualche modo i due punti successivi legano le considerazioni che sono state fatte perché sposano una posizione assunta dalla precedente amministrazione chiedendo appunto di ratificare due diverse deliberazioni. La prima, quella di cui appunto 8, riguarda la deliberazione numero 122 della Giunta Comunale avente ad oggetto variazione di bilancio di competenza della Giunta assunto in via d'urgenza, undicesima variazione, ovvero l'amministrazione precedente in data in data 22 maggio ha opportunamente, a nostro avviso, ritenuto di riaffidare il giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello all'avvocato Stefano Cresta per che si possa in qualche modo tutelare gli interessi del Comune a fronte della ultima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che accolse un ricorso da parte dell'azienda ASA e un ricorso incidentale per l'Incredit. Quindi in questa fase ancora estremamente delicata e per certi versi anche drammatica, noi proponiamo la ratifica della delibera, abbiamo ritenuto che questa sia la strada da percorrere per ulteriori tappe in Corte d'Appello, con la speranza che quello che emergerà dal lavoro della Corte d'Appello corrisponda al lavoro che era già stato svolto e definito dalla precedente Corte d'Appello.
sapendo che il nodo fondamentale riguarda il fatto che l'una corte della appello valuta il merito delle istanze e quella di Cassazione invece dovrebbe entrare soltanto sulla legittimità degli atti. Quindi il dibattito sarà tra queste due posizioni e l'avvocato Cresta dovrà portare avanti e ribadire la posizione del comune nella fattispecie. Si tratta, in termini economici, di una variazione di bilancio esattamente 27.847 euro sul bilancio del 2024. Ci sono interventi in merito? Sì. Consigliere Bertotti? Giustamente il sindaco ha dato la spiegazione relativa all'utilizzo di questi fondi e dichiaro già l'astensione del gruppo sulla ratifica di una delibera che non mi vede convinto, non tanto sul fatto che si debba ricorrere e quindi affidare ad un legale, chiaramente io avrei affiancato con un altro legale, cioè avrei fatto una scelta diversa, ma in merito invece proprio alla dinamica di bilancio, quello che mi preme sottolineare è che l'amministrazione precedente a maggio del 2024, quindi non alla fine dell'anno quando i capitoli magari sono esauriti o necessari, no, è costretto a fare una variazione di bilancio per pagare, per stanziare i fondi per pagare la parcella di un avvocato che tra parentesi dovrebbe essere all'ordine del giorno, cioè nel senso che comunque in una vita amministrativa qualunque dover avere i soldi necessari per pagare la vita, una parcella di avvocato, cioè stanziali per affrontare un giudizio, dovrebbero essere delle disponibilità del bilancio. Quindi questo va a segnalare come l'amministrazione precedente non avesse oculatamente predisposto abbastanza fondi per andare a eventualmente a metà dell'anno, quindi non alla fine, coprire il ricorso in Cassazione. No, questo lo dico per segnalare che mi auguro che il sindaco nella stesura del prossimo bilancio, cosa che dovrà fare dal mese di settembre in poi, fa un ragionamento che non è che ogni volta che si verifica qualcosa si deve ricorrere ad una variazione di bilancio, perché questo significa che non c'è stata progettazione in merito ad una cosa che tra virgolette era ampiamente prevedibile, perché comunque fa parte della vita amministrativa quello di doversi affidare a dei legali per difendersi o presso il tribunale amministrativo o presso qualche altro ente. Mi preme anche sottolineare un aspetto, visto che entriamo sul tema Lodoasa, anche qui c'è una narrazione che mi preme sottolineare, perché il comune di Rivarolo ha sempre accantonato poteva essere necessaria a qualunque tipo di intervento fosse deciso piuttosto che dalla Corte di Cassazione, e Rivarolo ha per far fronte, perché li ha giustamente accantonati con la nostra amministrazione, integrati con l'amministrazione postale. Da un punto di vista degli equilibri di bilancio, a differenza di altri comuni, non corre nessun rischio, se non chiaramente dire i soldi se li potesse utilizzare un altro, ben volentieri lo faccio. Su questo mi preme anche sottolineare un altro aspetto che non è tanto possibile nella mia amministrazione, né forse quella di Bologna, all'accena ASA. Cioè non dimentichiamo che tutta la vicenda ASA che ha portato poi al fallimento della partecipata, nemmeno fallimento, era una legge Prodi, quindi diciamo forse ad un cattivo operato di chi ha amministrato in quel periodo, mi riferisco ai commissari che hanno gestito sotto legge Prodi la partecipata. ASA era una partecipata del comune di Rivarolo e di tutti i comuni del Canavese, che per scelta
non è mai stata finanziata da nessun comune, da nessun ente. Ora lo dico perché penso che molti consiglieri di maggioranza non sappiano questa cosa. Qualunque partecipata di qualunque comune, pensiamo a Amiant, pensiamo a GDP, pensiamo alle partecipate ad esempio del comune di Torino, è prassi che il comune stanzi dei soldi che costituiscono il capitale sociale, sulla base di quel capitale si svolge l'attività funzionale alla municipalizzata. Alla fine dell'anno c'è un bilancio, ci sono delle perdite, i soci ripianano le perdite contribuendo e così si va avanti chiaramente distribuendo gli utili quando ci sono e coprendo le perdite man mano che ci sono. ASL è nata con un difetto fin dall'origine. I comuni hanno sempre detto la facciamo, ma noi non mettiamo nemmeno un euro. E quindi ASL non è stata, anche lì un'altra volta ho sentito dire, poi non ero più sindaco, quando lo ero queste cose, dicevo, non è stata oggetto di un indebitamento per cattiva gestione, però poi tutti può stare perché gli errori penso li abbiamo fatti tutti, li hanno fatti chi era amministrato, adesso mi ricordo chi c'era il consiglio di amministrazione, io faccio un ragionamento diverso. Che se alla fine di un percorso tu in una municipalizzata, in una società non ci hai mai messo i soldi, è chiaro che poi quando arrivi alla fine e hai fatto tutto a debito, qualcuno quei soldi ti richiede. Quindi il comune del Verolo, così come gli altri comuni, qualora fosse chiamato a versare quei soldi, sappiate tutti, io per primo, ma ce lo dobbiamo dire con la massima serenità, sono i soldi che non abbiamo versato prima. Perché allora si doveva già, quando è stata costituita, capitalizzare la società, far fronte alle perdite delle società, finanziare gli eventuali investimenti specifici della società e se probabilmente si fosse fatto quello non si sarebbe arrivata al fallimento che non doveva essere un fallimento, ma doveva essere l'attuazione di una legge Prodi che aveva come obiettivo quella della continuità dell'attività. Ma voglio dire queste cose perché è giusto. E su questo mi riconduco all'intervento del consigliere Gerardo, è giusto avere memoria. È giusto avere memoria che questo territorio ha sempre pagato le tariffe meno care di tutta la provincia di Torino in termini di raccolta rifiuti, ma mi permetto anche di dire che l'ASA, che hanno conosciuto i miei predecessori, che ho conosciuto io, che sotto certi aspetti purtroppo non ho conosciuto chi è arrivato dopo, perché nel frattempo è capitato il commissariamento Luigi Prodi, era un po' sotto certi aspetti la governance territoriale del canavese. Quando si parla molte volte di un canavese diviso, perché di fatto ci sono tre comuni medi, Rivarolo, Guagnacca e Stellamonte, una serie di comuni più piccoli e quant'altro, quindi un territorio ampiamente frazionato, ASA rappresentava lo strumento di governance, alla fine era la casa comune dove i sindaci o gli assessori che erano delegati o i consiglieri che erano delegati a partecipare alle assemblee si ritrovavano, magari si litigava pure, ma alla fine era una casa comune dove ci si confrontava su delle politiche di territorio che andavano oltre i confini territoriali, ed è quello che è mancato. Io tante volte ho rimproverato al sindaco Rossagno, ma devo dire ingiustamente da parte mia, il fatto di non essere riuscito a creare un sistema organico con i comuni del canavese e aver fatto venire meno il ruolo un po' di capofila al Tirnarolo rispetto all'area del canavese occidentale, rientrava un po' nella direttiva politica, lo accusavo di una cosa che forse non era colpa sua, perché gli era venuto a mancare lo strumento, ci fosse stata ancora ASL, perché purtroppo non è l'assemblea dell'ASL o peggio ancora quella di SMAT dove contiamo lo 0,0%, ma in ASL si contava e ci si poteva misurare su tematiche amministrative contingenti. Forse certi temi, mi ricordo, faccio riferimento, visto che ho fatto riferimento anche il sindaco, al tema dei rapporti con i consorzi irriguo, strategico per la gestione del ciclo delle acque del irriguo sul territorio, ma anche della gestione di tutta una serie di emergenze. Ma da questo punto di vista, questo mi preme sottolinearlo, aveva un ruolo ASA, perché in quel contesto ci si confrontava su diversi temi, quello per il discorso del ciclo integrato dei rifiuti, il tema energetico, il tema del termoscaldamento e quant'altro. Quindi era una casa comune che purtroppo adesso è venuta meno. Io
chiedo scusa per essermi dilungato, ma volevo dare una serie di informazioni che ritengo utili così proporre, un po' perché l'ho sempre fatto, un po' perché sono anche argomenti con i quali bisogna anche, diciamo, avere anche il coraggio di dire che, in fin dei conti, se quei soldi che premesso sono stati accantonati a tempo ed ora dalla mia amministrazione in gran parte, ma integrati dall'amministrazione successiva, quindi è chiaro che se potessimo darne di meno, se potessimo scaricare sulle banche una parte delle perdite, ben venga, ma che si sappia bene che alla fine Rivarolo, come gli altri comuni, se dovessero essere chiamati a versare qualcosa, è tutto quello che non hanno versato prima e del quale ci siamo avvantaggiati tutte le amministrazioni, la mia compresa, avendo chiaramente quelle disponibilità in parte corrente, e nulla è più prezioso che le disponibilità in parte corrente, lo dico per chi quanto dovrà affrontare le criticità del titolo primo del bilancio comunale. Chiudo solo su una parte che condivido rispetto alla risposta che il sindaco ha dato al consigliere Cerrano: lavorare per progetti indipendentemente dalla delega dei ruoli. Anche questo è un film che avevo già visto. Grazie consigliere Bertot. Io credo che quando si metterà definitivamente la parola fine al caso ASA servirà una ricostruzione fedele e oggettiva delle dinamiche. Il contributo del consigliere Bertot sarà utilissimo, quello di tanti altri testimoni. Mi mettete di lente solo sotto la foto, così? No, no, sì, lo dico. Allora, nello specifico questa variazione è stata effettuata applicando 10.000 euro alla sua amministrazione, 2.436 euro di maggiori accertamenti, 2.000 di ICI, 2.005 di TARI e 3.000 di TASI, e questo ha comportato un maggiore di 19.846 euro. Sono seguiti storni, quindi una spese di 3.000 sugli stipendi, 1.000 sugli oneri e 4 sui canoni, quindi il maggiore entrata di 19.000 meno la spesa 8.000, si è creato un saldo attivo di 27.846 euro, che corrisponde all'impegno del comune assunto per ricaricare l'avvocato Cresta. Su questa delibera c'è il parere del Ministero dei Conti e del Settore del Servizio Finanziario, assolutamente favorevoli. Possiamo mettere le voci. Chiedo ancora la parola al consigliere. Una nota di colore. Mi riesce a spuntare. Allora, tolto il fatto che no, proprio non prevedevamo di perdere questi 3.600.000, dunque no, non abbiamo ritenuto di stanziare a inizio anno bilancio una cifra adeguata per insomma la nostra copertura, la nostra difesa. Certo è che è dovuta, quindi vi ringrazio per la ratifica, ma so che avevamo anche in qualche modo condiviso prima, il segretario comunale aveva insomma avuto modo di colloquiare con tutti i candidati, proprio perché si trattava di una scelta strategica per la città. Ecco, questa capacità di analisi di oggi forse sarebbe occorsa allora, se fosse stata fatta a tempo debito ci avrebbe evitato di arrivare oggi a doverci chiedere se saranno 3.600.000, se saranno più di 3.600.000. Speriamo ovviamente che siano meno e che questi fondi che abbiamo accantonato possano essere restituiti alla città. Qualora così non fosse, convengo col consigliere Bertot, dovremmo andare a, ne abbiamo parlato anche in campagna elettorale, a cercare di transare, comprendendo anche insomma che questi fondi andrebbero forse a ristorare aziende, operai che insomma hanno subito questo colpo quanto la nostra amministrazione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, dichiarazione, andiamo ai voti favorevoli. 12 a favore, astenuti. L'ultimo punto, all'ordine del giorno è un'altra ratifica.
variazione di bilancio di competenza della Giunta assunta in via d'urgenza. Questa riguarda fondamentalmente la necessità di far fronte a una problematica che ha riguardato il nostro, nostra sede dei Vigili del Fuoco, che ormai è pressoché sprovvista di automezzo, l'automezzo di cui si servono i vigili mette quasi a repentaglio la loro sicurezza, un automezzo che ha oltre 28 anni, così c'è stato detto, e quindi c'è l'assoluta necessità di rimpiazzarlo con un mezzo nuovo che evidentemente ha dei costi particolarmente elevati. Nel caso infatti specie sono 350.000 euro che hanno spinto l'amministrazione per poter mettersi nella condizione di ricevere dalla regione 200.000 euro, di integrare la spesa con la differenza di 200.000 con il costo del mezzo, ovvero 159.046 euro. Quindi è stata fatta una deliberazione in data 6 giugno 2024 che appunto mette nella condizione di sperare positivamente nell'arrivo delle risorse necessarie per arrivare alla spesa definitiva. Il provvedimento prevede anche una variazione subordine di 5.000 euro che si è resa necessaria per rimuovere delle lastre in fibrocemento contenente amianto in regione Gale, e quindi anche in questo caso si è trattato di un provvedimento di necessità e urgenza. Ci sono degli interventi? Consigliere Donetti. Buonasera a tutti. Allora, volevamo fare una precisazione, ma semplicemente per chiarire da dove arrivano questi 159.000 euro, perché sono dei fondi che inizialmente dovevano essere destinati alla ristrutturazione delle facciate di Villa Valero. E quindi per necessità, e necessità dovuta, sono stati spostati dal finanziamento per poter ristrutturare le facciate al cofinanziamento per poter partecipare al bando appunto per l'acquisto dell'automezzo. Sarebbe stato difficile acquistare l'automezzo solo con fondi privati, privati, quindi delle donazioni, perché sono cifre molto alte, come abbiamo appunto ci ha appunto detto il sindaco. Quello che mi sta a cuore e che stava a cuore anche all'amministrazione precedente è comunque il fatto di non dimenticarsi di Villa Valero, e quindi ci auspichiamo che nelle prossime variazioni di bilancio possano essere rimessi dei fondi a disposizione per il rifacimento delle facciate, che non sono solo il rifacimento delle facciate, ma ci sono tutta una serie di opere di manutenzione, perché ci sono delle infiltrazioni del tetto, delle infiltrazioni sui terrazzi, inoltre c'è il cornicione nella parte superiore che ha bisogno di essere mantenuto, quindi di essere revisionato. Sono stati ritrovati degli stucchi sulla facciata principale, stucchi in gesso che ci sono già sulle altre facciate, sarebbe bene appunto rimetterli in luce. Ovviamente noi speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio si possano trovare degli avanzi di amministrazione, probabilmente voi saprete come indirizzarli, proprio per continuare la ristrutturazione. Aggiungo ancora una cosa, a tal proposito sarebbe utile valutare due possibili azioni, una di tipo economico, ovvero nel momento in cui questo bando dovesse andare a buon fine, quindi questi 200.000 euro arrivare per valutare di attivare un mutuo per la parte di cofinanziamento. La seconda invece è una azione di politica che metterebbe in gioco anche gli altri comuni che in realtà ricevono dai nostri vigili del fuoco comunque dei servizi, e quindi
cercare di chiedere anche a loro un sostentamento, no, delle spese, proprio per iniziare una collaborazione territoriale che da questo poi diventi magari utile anche per degli altri servizi, perché poi siamo una comunità, l'abbiamo detto un sacco di volte, che arriva loro il cuore e che deve farsi promotore. Quindi assolutamente sia l'azione precedente che questa potrebbero aiutare a svincolare questi 150.000 euro per poter essere rimessi a disposizione del Vino Gallero, che è una struttura a cui tutti teniamo e che è giusto che torni alla collettività. Va bene, grazie. Spero che questo sia il mio ultimo intervento da consigliere d'opposizione della Giunta Rossana. No, non ci sono altre, no, anche perché sono voluto ratificare adesso, non ci sono altre cose. No, ma ci rendiamo conto, no? Cioè questi hanno preso i soldi stanziati per un investimento, peraltro già in corso, per finanziare la partecipazione ad un bando, peraltro dopo aver già approvato il bilancio consultivo che aveva determinato l'avanzo d'amministrazione. Non c'è stata nemmeno la lungimiranza di tenere una quota parte disponibile, perché sappiamo che tutti i bandi che prevedono erogazioni nei confronti dei comuni prevedono una compartecipazione. Noi avevamo un fondo rotativo che utilizzavamo proprio ad hoc per questa operazione, determinato dall'avanzo di bilancio. Però, come si sa, c'era fretta di fare un bilancio elettorale e quindi l'avanzo era stato tutto impegnato in altro. Quindi ci troviamo adesso, non ha nessuna responsabilità chiaramente il consigliere Donetti, ma mi auguro che non si faccia un voto assolutamente, e mi auguro che la regione chiaramente faccia la sua parte, mi auguro che si possa attingere anche in maniera diversa, e qualora, ed è quello che auspichiamo tutti, ci sia un coinvolgimento dei comuni, attaccate il telefono già da domani e chiamali, perché sennò poi ti dicono che anche loro devono fare la versione di bilancio, che avrebbero delle difficoltà. Quindi è evidente che bisogna, ecco, in questo modo dialogare direttamente con i comuni, con la stessa, voglio dire, Vigili del Fuoco, alla quale chiaramente Rivarolo per motivi storici non può che essere affezionato. Non mi sembra che il mezzo abbia 28 anni, penso che ne abbia, o l'hanno preso usato, perché la consegna era stata fatta, non c'era uno che ha fatto la consegna, che era venuto dietro, aveva consegnato i mezzi, forse allora non era nuovo, ecco, allora non era nuovo. Comunque è evidente che il mezzo, così come anche la stessa struttura, che è stato oggetto di interventi variegati, insomma, però condivido la ragione, non condivido il metodo, perché questo veramente è un'approssimazione. Io penso che in questo momento, visto che il sindaco si terrà il bilancio, penso che oggi abbia preso due lezioni di come non si fa il bilancio, ma penso che il sindaco di lezioni non abbia assolutamente bisogno, tanto meno del mio. Il sindaco? No, no. Quello aspetteremo, nel senso. Allora, solo una specifica, anche per una buona informazione: gli interventi sulle facciate ovviamente non facevano parte dell'intervento PNRR, quindi non è stato scorporato una parte di intervento già in atto, ma è stata una progettualità successiva che abbiamo ritenuto opportuna per restituire ovviamente alla città un intervento di un certo tipo. Quindi in una prima istanza si è ritenuto di voler investire questi fondi lì. Ovviamente, venuti a conoscenza di un bando di cui non avevamo notizia precedentemente, abbiamo ritenuto temporaneamente di spostare questi fondi, ma penso che ci sia condivisione di intenti da questo punto di vista. L'importante è l'obiettivo e raggiungerlo, no? Pragmatici. Sì, posto che il sindaco non nasce imparato, come si dice, e quindi ha l'umiltà per imparare tutte le volte che ciò è possibile, devo dire che i temi che ha sollevato, le questioni che ha sollevato il consigliere Donetti, noi le abbiamo affrontati in giunta, ci siamo confrontati con gli uffici. È ovvia la posizione di chi, come comune di Rivarolo, fa uno sforzo preliminare, prioritario, per dare risposta a un problema del territorio,
conseguentemente verranno sollecitati i sindaci degli altri comuni a fare giustamente la loro parte, e non sacrificheremo neppure diciamo così la valorizzazione di Villa Vallero, al momento che sono stati impegnati dei fondi importanti sul PNRR, fatto 30 si dovrà fare 31 e naturalmente dovremo trovare le condizioni di bilancio più adatte per garantire che Villa Vallero finalmente sia rimessa in condizione di essere accogliente, fruibile e in qualche modo possa costituire di nuovo un biglietto da visita tra i migliori che può esibire la nostra città. Grazie. Passiamo alla votazione, favorevoli? Astenuti? Contrari. Quindi alle 11:55, alle 10:55. Alle 10:55 si conclude il primo comunale. Ribadisco il ringraziamento per tutta la popolazione che stasera, nonostante la cavura, ha dimostrato l'interesse per le vicende comunali e diciamo, il piacere di condividere uno degli atti democratici più importanti che si può svolgere in un comune, cioè il Consiglio Comunale. Auguro a tutti una buona serata, e dal momento che stiamo lavorando alla prossima notte bianca, mi auguro che possiate partecipare tutti a questo primo evento che si svolgerà sotto la nuova giunta, al quale garantiamo dare seguito con altre iniziative che possono in qualche modo, così come abbiamo espresso a livello programmatico, rilanciare l'immagine di Rivarolo sul territorio. Grazie, buona serata.